Benvenuti, siamo con la professoressa Giusi Toto, docente ordinaria di didattica e pedagogia speciale presso l'Università di Foggia, coordinatrice del Learning Science Hub e delegata del Rettore per la formazione insegnanti e formazione continua. Benvenuta, professoressa. Buongiorno, buongiorno a voi. Professoressa Toto, l'inclusione ha bisogno di continue sollecitazioni per ampliare sempre più gli ambiti di riferimento, dalla scuola alle istituzioni, alle associazioni e a tutta la realtà che si occupa di questo tema. Cosa vuol dire fare ricerca e formazione nell'ambito dell'inclusione e quali sono le linee che state esplorando? Una bella domanda. Di inclusione ne parliamo ormai da 30 anni, quindi diciamo abbiamo diversi dati e diversi punti di vista. La ricerca quindi è sia diacronica che sincronica in questo momento. C'è stato un cambio di paradigma molto veloce, cioè l'inclusione e la didattica speciale, dobbiamo ancora utilizzare il termine speciale purtroppo, sta avendo diverse modificazioni. Siamo partiti dal modello medico, dove concentravamo la disabilità e l'inclusione in relazione alla menomazione. Poi c'è stato un cambio di passo con il modello biopsicosociale dell'ICF, che è ancora molto diffuso a scuola, ed oggi, subito dopo il cambiamento con la Convenzione internazionale dei diritti delle persone con disabilità, si centra il tema in relazione ai diritti, quali diritti rispettare in relazione alla disabilità. La nostra ricerca prova a fare inclusione sociale e parte da un'idea che diciamo è un po' riformista, è quella di mescolare tutti gli elementi della società per creare reale inclusione. Noi abbiamo paura che accada quello che riguarda la settorializzazione dei contenuti e della ricerca. Questo non lo vogliamo. Le pratiche inclusive devono tenere dentro un po' tutti gli elementi, altrimenti continua a esserci esclusione sociale e educativa. A volte gli stessi soggetti che denunciano discriminazione hanno introiettato modelli che riguardano la loro stessa esclusione, cioè l'abilismo è diventato un elemento anche per le persone con disabilità. Quindi dobbiamo, come educazione, come sistemi educativi, come strumenti di ricerca, come realtà accademica, cercare di modificare questa visione e quindi proiettarci verso un mondo che fa dell'inclusione una prospettiva a 360 gradi. Ecco, professoressa, voi recentemente avete organizzato anche l'Inclusion Fest, un festival itinerante interamente dedicato all'inclusione scolastica e sociale, un evento che ha coinvolto l'intera città di Foggia e ha unito università, scuole, associazioni culturali e sociali, impegnate a garantire un dopo di noi ad individui con disabilità. Quanto sono importanti queste iniziative per far dialogare in rete tutte le realtà che si occupano di inclusione? È molto importante, secondo me, sponsorizzare queste iniziative e le dico che l'Inclusion Fest viene da lontano. Noi siamo orgogliosi di questo evento, tant'è che stiamo programmando anche un'attività nuova per il 2024, ma nasce nel 2022 con un festival che abbiamo chiamato Giostra, che era l'acronimo di Giornate per la promozione culturale della disabilità, dove però avevamo fatto un piccolo errore. Avevamo anche noi settorializzato le tematiche, quindi c'era la sessione solo dell'autismo, c'era la sessione solo delle disabilità cognitive. In realtà non avevamo fatto reale inclusione sociale attraverso questo momento di disseminazione, ma avevamo disseminato dei contenuti di carattere scientifico e non ci è bastato. Quest'anno abbiamo voluto creare un festival dell'inclusione dove abbiamo provato a mescolare tutti gli elementi e credo che la risonanza sia stata molto, molto forte, visto che ne parliamo anche qui con voi, che diciamo noi apprezziamo per il lavoro che fate, e di disseminazione dei contenuti scolastici ed educativi, e ha avuto un valore così importante che se ne parlava anche in sessioni dove in realtà i confini legati alla disabilità si stemperavano. Per esempio, c'erano laboratori artistici dove l'obiettivo era quello di comunicare un contenuto contro la discriminazione o contro delle differenziazioni di abilità che però confondevano un po' lo spettatore rispetto al tema della disabilità. Secondo me dobbiamo fare ancora tanto. Non abbiamo ancora abbattuto tutte le barriere che riguardano il concetto di specialità, però ci possiamo ancora lavorare. Quindi è importante proseguire su questa strada. Le parole sono importanti. Abbiamo visto un cambiamento di terminologia continua. Questo significa che abbiamo bisogno di cambiare la società, gli strumenti, i percorsi educativi. Quindi
Il cambio di parola nei contesti della disabilità non è un problema, anzi è un vantaggio perché sta dimostrando quello che sta accadendo nei contesti educativi. Ecco, dicevo prima che il concetto di inclusione ha bisogno di essere ampliato, non solo rivolto a chi ha un deficit, sia esso fisico o cognitivo, ma a tutta la platea di riferimento. Ci aiuta a comprendere come avviare questo vero e proprio cambio di paradigma. La ringrazio per la domanda e mi costringe a tirar fuori un altro concetto che per me è ancora da dibattere. Secondo me l'inclusione sociale può essere la vera leva per costruire all'interno della scuola e delle classi quella che viene definita oggi educazione emozionale, no? Perché l'educazione alle emozioni riguarda tutti gli studenti, quindi l'inclusione fa lo stesso percorso, cerca di includere tutti gli studenti all'interno della classe e promuovere il benessere e quello che è il contesto di emozioni positive all'interno della classe. Questi due percorsi, secondo me, non vanno scissi. L'inclusione sociale con dei tempi, dei modi, degli strumenti e l'educazione emozionale con dei laboratori, perché l'obiettivo è lo stesso. Quindi possiamo raggiungere entrambi gli obiettivi che queste due forme di educazione all'interno della scuola stanno perseguendo, ma con gli stessi strumenti. Non sto, come dire, banalizzando la disabilità con l'educazione emozionale, so benissimo che sono due concetti diversi, però l'inclusione può essere lo spunto per creare laboratori che sviluppino emozioni positive all'interno della classe, ma davvero per tutta la classe, non soltanto per gli studenti con difficoltà o con altre forme di disabilità. Quindi l'inclusione come strumento di modifica profonda delle relazioni sociali e di comunità. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Voi come Università di Foggia avete un'attenzione particolare verso gli ambienti esterni, sia scolastici che sociali. Quanto è importante per chi fa ricerca poi confrontarsi con chi ogni giorno vive la realtà scolastica e sociale? È fondamentale perché spesso all'inizio della mia attività didattica mi veniva contestato che a volte chi parla di scuola non è mai entrato in classe. Io per fortuna ho passato da docente di scuola, ho avuto 10 anni la carriera nelle aule scolastiche come docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi ho vissuto quei contesti e capisco però l'esigenza di voler dialogare con chi fa ricerca o chi costruisce strumenti o chi, perché oggi il termine protocollo e il termine, come dire, di strumentazione utilizzata nell'ambito della didattica ci sposta un po' il focus sull'ambito clinico e medico, quindi dobbiamo un po' riappropriarci nei contesti educativi di quelli che sono gli strumenti propri dell'educazione, quindi anche in questo caso dobbiamo un po' riformulare i termini. No? Però è necessario un dialogo perché i docenti devono dire quali sono le difficoltà che incontrano a scuola, quali sono i bisogni educativi, che cosa emerge dal contatto diretto con la realtà sociale che hanno di fronte, perché gli studenti di oggi sono diversi da quelli di 20 anni fa. Questo che è la palassiano, però a volte manca del diretto contatto. Io per avere il feedback o conoscere i bisogni educativi degli studenti di oggi devo necessariamente dialogare con loro e posso farlo tramite gli insegnanti, è il canale principale. Pur volendo costruire dei laboratori, noi abbiamo appena messo a punto un protocollo, uso questo termine, ma in realtà sono una serie di laboratori che sviluppano l'inclusione per i bambini della scuola primaria. Per poterlo diffondere a scuola e per poter vedere l'efficacia, validarla nel contesto, è indispensabile la presenza e il convincimento degli insegnanti della scuola primaria che poi sperimenteranno in prima persona questi laboratori e se sono realmente efficaci, proporranno negli anni successivi questa metodologia anche nei contesti, della scuola. Ecco, grazie professoressa per essere stata con noi. Grazie a voi.